Allora, grazie a chi ci segue. Noi Transform Italia abbiamo avuto l'occasione di conoscere Marco Damiani, già un SI stila del Partito della Sinistra Europea a Chianciano qualche anno fa, dove ha presentato un libro appunto sulle sinistre radicali in Europa. Oggi siamo con lui e con Franco Ferrari della nostra redazione per affrontare un altro dei temi che Marco Damiani ha affrontato in un suo libro, quello del rapporto della sinistra e il popolo. Io do direttamente la parola a Franco per portare avanti questa conversazione con Marco che ringrazio ancora della sua disponibilità. Prego, Franco. Sì, grazie Roberto, grazie Marco per essere qui con noi. Avendo letto il libro che è uscito in inglese, credo da 2 o 3 mesi, non tanto di più, cerco di, diciamo, non, ovviamente non è possibile qui sviluppare tutti i temi che in questo testo ci sono, le analisi che ci sono, le considerazioni, quindi ne estrapolo alcuni che mi sembrano quelli più generali e che possono aiutare una riflessione più ampia. E vorrei partire, ovviamente il tema è i partiti della sinistra radicale che possono essere definiti come populisti. E quindi il tema è il populismo, argomento sul quale c'è ampio dibattito, sia diciamo di tipo accademico, sia di tipo anche politico, giornalistico. Quindi, come spesso succede a questo tipo di concetti, tendono a oscillare fra l'uso di tipo scientifico e analitico e invece l'insulto politico. Insomma, quindi a volte non è sempre facile, quindi, maneggiarli e utilizzarli. Ora partirei proprio dal populismo richiamando quelli che mi sembra siano, diciamo, le due chiavi di lettura più diffuse e che secondo me esprimono anche due valutazioni diverse, quindi non solo strumenti analitici, ma anche valutazioni di merito. Una è quella del politologo liberale olandese Cas Mulde, che parla del populismo come un'ideologia, poi la definisce un'ideologia sottile, in cui, diciamo, l'elemento fondamentale che interpreta la realtà, la società, come una contrapposizione fra, diciamo, un popolo buono e un'elite cattiva. L'altra lettura, che è quella, diciamo, anche più rilevante rispetto ai partiti di sinistra, è quella di Ernesto Laclau e di Chantal Mouffe, che Laclau è scomparso qualche anno fa, Chantal Mouffe, che era poi anche sua moglie, prosegue, diciamo, questa teorizzazione che considera il populismo di sinistra, e qui cito l'articolo che è uscito sull'ultimo numero di Le Monde Diplomatique, in cui dice sostanzialmente: è una strategia di costruzione del confine politico. Anche qui c'è una contrapposizione alto-basso, popolo e non popolo, popolo-elite, però in questo caso questa contrapposizione è vista come positiva, come anzi l'unico modo attraverso il quale è possibile ridare senso alla democrazia. Perché altrimenti la democrazia diventa semplicemente un alternarsi di forze politiche che la pensano grosso modo nella stessa maniera. E mi sembra, ecco, qui passo anche dal punto di vista della valutazione, che da questo versante ci sia una valutazione positiva del populismo, anzi, si dice sostanzialmente che la vera politica deve essere populista, mentre dall'altra, quello che stavo prima di Mude, ma di anche di molti altri, c'è invece l'idea che il populismo sia un pericolo per la democrazia, perché in qualche modo mette in discussione alcuni elementi fondamentali del sistema. Ecco, fatta questa breve premessa, ti chiedevo un po' il tuo approccio sia di analisi sia anche di valutazione rispetto al populismo. Sì, intanto grazie a Roberto Momea, grazie a Transform Italia e grazie a Franco Ferrari per l'appuntamento di oggi. Io
dico a forma di battuta che mi dispiace molto dover parlare questi temi da casa mia davanti a uno schermo del computer. Speriamo che quanto prima questioni di salute pubblica ci possano permettere di tornare a riempire qualche sala per discutere insieme, magari anche un pubblico presente, non da remoto, ma da presente, appunto, questioni che andremo a dibattere qui in queste circostanze. Il libro sì, è uscito poco prima del lockdown, qualche giorno prima, quindi circa 2 mesi fa, ed è un libro a cui ho lavorato per almeno 3 anni e mezzo, 4 anni circa, appena dopo aver pubblicato il libro a cui faceva riferimento invece Roberto, sulla sinistra radicale europea. Quello è uscito nel 2016 e questo è uscito a 4 anni di distanza. Diciamo, sono lavori in continuità, o quantomeno io li leggo in continuità, in riferimento al grande tema della riorganizzazione della sinistra e in particolare centrando l'attenzione sulla ricostruzione dello spazio politico che in Europa si pone a sinistra dei partiti socialisti e socialdemocratici. Se il lavoro del 2016, quello per intendersi pubblicato in italiano per Donzelli, era un tentativo di scattare, come dico io, una fotografia dinamica di quello che succedeva e quello che è successo dal 1989 al 2014, quindi a 25 anni dalla caduta del muro di Berlino, in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, cioè nei paesi dove c'era una tradizione politica comunista, nel momento in cui il crollo del muro di Berlino ha determinato degli effetti immediati di medio e di lungo periodo, come si è ristrutturato quel campo. A partire, diciamo, da questo lavoro, ho cominciato anche a inseguire e studiare le evoluzioni, le trasformazioni, i cambiamenti più profondi che si andavano a registrare in quel campo politico. E sicuramente, a partire dal 2014, i cambiamenti più profondi e più interessanti, anche dal lato del sociologo e del politologo, sono quelli che si erano registrati a partire dall'11 maggio del 2014 a Puerta del Sole, quando cioè anche da sinistra si cominciava a costruire una piattaforma politica che aveva a che vedere con ciò che diciamo fino a quel momento si era definito tout pour la piattaforma politica populista, cioè una cercare di costruire un'opzione politica populista anche da sinistra, guarda caso cominciando dalla Spagna, guarda caso cominciando con il movimento di Puerta del Sol, con il movimento de los Indignados, guarda caso guardando proprio a quella Sud America che già qualche anno prima, a partire dal Venezuela, aveva in maniera diversa, con sistemi politici diversi, all'interno di contesti sociali, culturali molto diversi rispetto a quelli europei, ma avviato già diciamo a partire dai primi anni 2000 un processo di trasformazione che poi aveva condotto a quella svolta populista che a partire da Chavez porta numerosi governi della sinistra populista, no, al comando di importanti paesi europei e sudamericani, l'Uruguay, poi altri paesi, no, che vengono governati da progetti politici, piattaforme politiche comuniste. Ora, tu mi chiedevi cos'è il populismo di sinistra, giusto Franco? Sì, diciamo, partiamo da un passo un po' indietro. Che cos'è il populismo in generale, prima di dire quello di sinistra? Sì, allora, sulla questione del populismo in generale, ovviamente non posso e non possiamo che andare veloci, nel senso che esistono numerose biblioteche piene di libri che cercano di riflettere sulla complessa e categoria del populismo. Proviamo molto velocemente a darne una definizione. Dico sempre io, il populismo è una categoria, un concetto, un termine polisemico, nel senso che contiene in sé molti significati. Tra l'altro è anche vittima di un equivoco il concetto e il termine populismo, perché
diciamo, da un punto di vista giornalistico, viene stirata la categoria fino a inserirci dentro qualsiasi cosa. Se noi apriamo un giornale negli ultimi tempi e troviamo nel termine populismo qualsiasi cosa in senso negativo, tutto ciò che non ci piace, tutto ciò che è di pancia, tutto ciò che è negativo, tutto ciò che è pericoloso, viene riassunto, diciamo così, riducendo la complessità, nel termine populista. In questo modo il populismo rischia di diventare una categoria passepartout, che nel momento in cui è buona per analizzare ogni fenomeno politico, rischia di non essere invece efficace per approfondire, per analizzare, per studiare più in profondità alcuni fenomeni specifici. Io sono tra quelli che dicono che, al di là dei limiti dell'ampiezza della categoria, esistono anche altre categorie ampie. Pensiamo al concetto di libertà, al concetto di uguaglianza, al concetto di giustizia. Anche queste sono ampie e diversamente interpretabili. Ma comunque, anche il populismo, categoria ampia, categoria complessa, però io sono tra quelli che dice che è una categoria ancora valida per cercare di comprendere ciò che altrimenti, senza l'utilizzo di questa categoria, faremmo difficoltà o maggiore difficoltà a interpretare fenomeni nuovi che ci sfuggono o che ci rischierebbero di sfuggire se li analizzassimo esclusivamente utilizzando categorie diverse rispetto a quelle del populismo. Allora, proviamo a però definire un po' meglio, molto velocemente, molto rapidamente, anche in forma schematica, se me lo consentite, la definizione definire la definizione di populismo. Cos'è un populismo? Prima tu li chiamavi Kasmud. Beh, sicuramente il populismo è una piattaforma politica che si organizza rispetto a una nuova contrapposizione politica. Una contrapposizione politica non è più quella tradizionale, capitale-lavoro, o centro-periferia, o Stato-Chiesa, o città-campagna, che erano i clivici tradizionali della società moderna, ma attorno a una nuova dimensione conflittuale, che è quella noi-loro. Noi, popolo autentico, noi, popolo vero, noi che rappresentiamo, diciamo, il vero popolo di un paese, di una comunità politica, contro le elite corrotte, contro una minoranza di persone che governa e che in qualche modo determina esiti critici rispetto al destino di intere popolazioni. Quindi un conflitto nuovo tra un popolo intero, un popolo autentico, un popolo indivisibile, e su questo termine della indivisibilità c'è un dibattito molto forte rispetto, magari ci torneremo se avremo tempo, rispetto al pluralismo politico o alla negazione teorica del populismo politico, del pluralismo politico che tende a fare ogni progetto politico populista, appunto contro un'elite, contro una minoranza di persone al governo. Non solo però questo, perché questo sarebbe ancora una definizione piuttosto ampia del concetto di populismo. Proviamo a vedere e a innestare con questa definizione, su questa definizione ancora qualche caratteristica diversa. Populismo inteso come appello diretto al popolo. Come una piattaforma politica che non fa più riferimento ad una parte, che non si rivolge più a un gruppo, ma che si rivolge e fa riferimento e si appella direttamente all'interezza del popolo, a tutto un popolo, a tutta una comunità politica, indipendentemente dalle divisioni che possono permanere al proprio interno. E poi populismo come quella piattaforma politica che produce e porta con sé un'elevata dose di semplificazione del linguaggio politico. E questo è piuttosto evidente anche se pensiamo al salotto di casa nostra. Rispetto alle questioni complesse dell'immigrazione, delle tante variabili della trasformazione che portano a cambiamenti e anche a flussi migratori da una parte all'altra del mondo, c'è chi dice
tutti a casa, porti chiusi, una semplificazione spinta del linguaggio che però è particolarmente efficace per poter aggregare una parte importante dell'elettorato, in questo caso italiano. Quindi populismo è sì una categoria ampia, ma una categoria che sia utilizzata in maniera più rigorosa rispetto ad un linguaggio, diciamo, giornalistico e consueto, può permettere di leggere in maniera maggiormente approfondita fenomeni complessi, fenomeni nuovi, fenomeni diversi rispetto a quelli del passato, senza il cui utilizzo di questa categoria rischieremmo di leggerne in maniera più superficiale. Questo per rispondere sinteticamente alla definizione di populismo. Franco? Sì. Tu hai già anticipato un po', diciamo, il punto di partenza del si può individuare nel populismo di sinistra nel movimento dell'Indignados in Spagna. Allora, nel tuo libro, poi, oltre alle premesse, diciamo, di analisi, teoria, eccetera, analizzi una serie di partiti. Quelli, diciamo, che più esplicitamente si sono richiamati alle organizzazioni populiste, e penso a Podemos e a France Insoumise, il movimento di Mélenchon in Francia, ma ci sono altre forze. Io su questo qualche dubbio ce l'ho, perché ad esempio tu inserisci la Linke, Syriza, e poi invece forze che possono essere anche, secondo me, definite populiste, penso ai socialisti olandesi e al Partito del Lavoro belga o al Sinn Féin irlandese, adesso se non ricordo male, ma che a mio parere arrivano al populismo da percorsi ideologici e politici diversi, perché i socialisti olandesi prima e anche il PTB belga nascono da movimenti maoisti e dentro il maoismo c'era un elemento di populismo, quello che viene identificato nella cosiddetta linea di massa, cioè si parla col popolo e si sintetizza quello che il popolo chiede. E Sinn Féin viene da un'altra corrente ancora, che è quella di tipo nazionalista, per cui, diciamo, il popolo è definito non in modo etnico, che ne farebbe un partito di destra in realtà, ma come una comunità nazionale che si batte contro l'imperialismo, in questo caso è britannico. Quindi io vedo appunto qui un po' il rischio, ma questo in qualche modo hai già risposto, di utilizzare la categoria in modo troppo estensivo. Però l'altra cosa che poi volevo provare a valutare con te era... c'è stata un'evoluzione, diciamo, se il 2014 può essere considerato il punto d'inizio, ci si può chiedere oggi se ci sia ancora a sinistra una spinta populista, aderire a una visione populista altrettanto forte, perché da un lato Podemos è oggi una forza di governo, tra l'altro ha perso anche, diciamo, il pezzo che si considerava più strettamente populista, cioè in cui il populismo era visto come un modo per non incasellarsi dentro il conflitto destra-sinistra, no? La scissione che c'è stata. E oggi come forza di governo non so quanto possa essere ancora definita populista. E dall'altra France Insoumise, che ha avuto una fase di ascesa e oggi una fase di più di difficoltà, rimette forse un po' in discussione questa impostazione. Quindi, diciamo, dall'analisi di questo percorso, l'interrogativo è un po' questo. Oggi siamo ancora in una fase in cui il populismo di sinistra può essere considerato in espansione o in qualche modo è in un momento di difficoltà, se non di crisi. Allora, hai toccato diversi punti. Provo a interagire sulle cose che hai detto rispetto a vari passaggi. Intanto, se prima ho provato a dare
sinteticamente la definizione di populismo, cos'è il populismo di sinistra? Prima di arrivare a provare a risponderti perché ho inserito partiti diversi all'interno dello stesso, diciamo, contenitore populismo di sinistra. Allora, il populismo di sinistra cos'è? Se il populismo è quello che abbiamo detto prima, cioè una contrapposizione, una riarticolazione del conflitto su basi diverse, utilizzando le due categorie, noi loro, il populismo di sinistra dentro questo scenario è una piattaforma politica che prova a riarticolare in forma ancora diversa o più specifica il conflitto tra le categorie amico-nemico, declinandole come alto-basso. Il populismo di sinistra è quella, si può identificare nel populismo di sinistra tutte quelle formazioni politiche che pensano, provano, articolano un conflitto politico tra una maggioranza di persone che stanno sotto decisioni prese da una minoranza di governanti. Quindi, indipendentemente dal passaporto, indipendentemente dalla religione, indipendentemente dal colore della pelle, il populismo di sinistra è un populismo che si dice per questo inclusivo, diverso rispetto a quello esclusivo delle destre e delle destre radicali, nella misura in cui prova a includere all'interno di un'unica piattaforma politica persone, individui, interessi di natura diversa, che però hanno in comune l'idea di essere, come dice, mi permetto questa citazione accademica, come dice Hans Peter Kesi, di essere i perdenti della globalizzazione. Tutti coloro che perdono la globalizzazione, che quindi sono costretti a subire dal basso gli esiti di decisioni apportate da una minoranza politica, potrebbero costituirsi all'interno di una piattaforma politica comune. Questo diciamo, abbastanza esattamente quello che si viene a osservare, a registrare appunto a Puerto del Sol il 15 maggio del 2011, quando cioè una maggioranza di persone, un popolo intero, all'interno del quale vi era la classe operaia, ma non vi era certamente soltanto la classe operaia, vi erano gli studenti, vi erano i lavoratori precari, vi erano le casalinghe, i nonni, i genitori preoccupati dei propri figli, vi erano i piccoli imprenditori schiantati dalla crisi che da qualche anno stava colpendo particolarmente i paesi del sud dell'Europa, vi erano una pluralità di categorie politiche che si riconosceva all'interno di una dimensione di popolo nella misura in cui chiedevano istanze di trasformazioni ad una classe di governo, a loro avviso, incapace di continuare a governare processi di trasformazione complessi come quelli di prima e tutti ugualmente responsabili degli effetti di quella crisi. Ricordo che il movimento dello Indignados, quello che in Spagna chiamano il movimento del 15M, del 15 maggio del 2011, aveva coniato un'espressione molto efficace che era quella del PP-PSOE, cioè il PP e il PSOE sono la misma cosa, sono la stessa cosa. Noi vogliamo un altro progetto politico, noi stiamo qui, noi scendiamo in piazza, noi occupiamo le piazze spagnole a partire da Puerta del Sol e poi tutte le altre piazze delle principali città spagnole perché chiediamo un progetto di natura diverso. Ora, all'interno di questo, diciamo, piattaforma politica, all'interno di questo scenario, sicuramente, come hai detto giustamente tu, Podemos, France Insoumise sono, diciamo, gli esponenti che da i partiti politici, i attori politici che da sinistra più facilmente possono individuarsi e inserirsi all'interno del panorama populista di sinistra. Sono partiti che nascono esattamente con quelle aspettative, con quelle caratteristiche. Però io ho provato, come fanno spesso i politologi, i sociologi, no? A presentare un modello ideale, diciamo così, una lettura idealtipica, se vogliamo utilizzare un termine weberiano, che sicuramente ha dei limiti nella riduzione di complessità a cui tu accennavi. Potrebbe avere, nelle aspettative che io
coltivavo nel momento in cui l'ho proposta, è scritto nel libro, speravo che possa continuare a mantenere un elemento di spiegazione rispetto alla complessità di un fenomeno, nel senso che il populismo di sinistra, se è esattamente quello che abbiamo provato a dire e se è esattamente interpretabile da soggetti nuovi come può essere Podemos e Franz e Suisse, però presuppone anche la presenza di partiti politici diversi rispetto a questi che tuttavia presentano caratteristiche comparabili. Allora, nel tentativo di classificazione che io ho provato a fare inserendo tra i partiti populisti europei della sinistra populista anche Syriza, ma anche Die Linke, ma anche quelli che tu dicevi, il Partito Socialista Olandese, il cosiddetto Partito del Pomodoro, oppure il Partito dei Lavoratori del Belgio o lo Sinn Féin, l'idea di contenere tutti questi partiti dentro un'unica classificazione rispondeva alla volontà di rappresentare una complessità. Allora, questa complessità io l'ho provata a rappresentare dentro una quadripartizione che teneva in mente la possibilità che la crisi politica del 2008, la crisi economica del 2008, fosse una spartiacque, fosse un cleavage, fosse una trasformazione profonda che effettivamente poteva considerarsi come elemento di cambiamento che cambiava le sorti di alcuni partiti e nella fattispecie dei partiti che io ho appena richiamato. È dire che la crisi economica è un clinch, è una nuova frattura che si viene a determinare nello scenario politico internazionale. Questa frattura determina la nascita di partiti nuovi anche a sinistra, che è Podemos e Franz en Sumis. Però la crisi, gli effetti della crisi hanno in qualche modo determinato anche la riallocazione, anche la riarticolazione di una strategia politica, quella a cui tu prima facevi riferimento citando le diverse declinazioni del populismo, che ha portato partiti nati ben prima del 2008 a trasformare la propria strategia politica, la propria anche retorica politica, nel tentativo di modificarsi rispetto al passato. Quindi il Partito dei Lavoratori del Belgio, che è un partito tradizionalmente maoista, appunto come tu lo definivi, e che aveva vissuto dentro un coro d'ombra totale fino a pochi anni fa, ha provato a uscire dall'angolo e dal coro d'ombra all'interno del quale era sempre stato confinato, provando a riarticolare la propria dialettica politica e provando a cambiare la propria strategia politica, provando a acquisire e immettere all'interno della propria storia elementi di populismo che potessero riarticolare il conflitto che quel partito cercava di rappresentare, non più esclusivamente attraverso la questione materialista, e quindi non più soltanto mettendo in gioco capitale e lavoro, ma ampliando questo conflitto e immettendo all'interno di questo conflitto attori nuovi, i nuovi movimenti, le nuove domande, le nuove questioni, la questione femminista, la questione ambientalista, la questione femminista, cioè questioni che in qualche modo determinavano la possibilità di avviare una svolta verso una direzione che era una direzione comparabile, seppure diversa rispetto a chi populista c'era nato sin dall'inizio, ma comparabili rispetto a quella traiettoria. La stessa Syriza, e poi mi taccio, che ha anch'essa un percorso molto lungo, che viene dal Sinaspismos, ma utilizza, si trova dentro la crisi del 2008, si trova con un paese schiantato dagli effetti della crisi, e quando Syriza si propone come forza di governo, nonostante l'acronimo Syriza sia traducibile in italiano coalizione della sinistra radicale, non è che si appella soltanto ad una parte del popolo greco, ma si appella al popolo greco contro l'elite. E l'elite sono sia quelle interne sia quelle esterne.
sia il governo del PASOK e della Nuova Democrazia, sia l'Unione Europea, che impone sacrifici, lacrime e sangue che il paese non può più sopportare e che non sopporterebbe più, e che quindi si candida. Poi è evidente che Syriza ha avuto delle trasformazioni, le conosciamo tutte, a partire dal referendum in poi ha avuto delle trasformazioni interne che hanno portato il partito a sfumare anche alcune proprie posizioni. Però sicuramente quel passaggio era un passaggio, è stato un passaggio, a mio avviso, cruciale per identificare in un partito che aveva una tradizione diversa, una tradizione di lungo respiro, che veniva da tradizioni politiche classiche, verso, diciamo, un passaggio che magari può essere solo un passaggio, o magari può rappresentare soltanto una fase del proprio partito, della propria storia, ma che certamente l'ha comparata o ha permesso una comparazione rispetto a le articolazioni che abbiamo, diciamo, schematicamente in questa circostanza definito all'interno della categoria del populismo di sinistra. Se abbiamo ancora qualche minuto per chiudere, volevo provare ancora un altro elemento, magari anche qui lo tratteremo necessariamente in modo schematico, anche per non andare troppo in là, cioè il legame che può esserci fra populismo di sinistra e sovranismo. Adesso anche qui chiariamo, uso sovranismo non che questo come insulto, ma come definizione di una posizione che tende a valorizzare in particolare l'elemento della sovranità nazionale, cioè a creare una connessione. Il soggetto popolo è un soggetto che può in realtà pesare e intervenire a aprire un conflitto se questo conflitto avviene nell'ambito nazionale. Allora, c'è un legame stretto fra visione populista di sinistra e visione sovranista, oppure questo, secondo te, è legato semplicemente alle realtà, diciamo, ai contesti nazionali nei quali ognuno di questi partiti opera? Questa è una domanda molto molto complessa, che provare ad affrontarla in poche battute è davvero difficile. Proverò a fare del mio meglio, provando a rispondere velocemente, come Roberto ci sollecita a fare, a questa considerazione, magari riprendendola quando e se potremmo riaprire diversamente la discussione. Provo a porre questa riflessione. A mio avviso il rapporto tra populismo e sovranismo è un rapporto stretto, ma non è anche rispetto alle forze populiste di sinistra, ma non automatico, nel senso che sicuramente tutti i sovranismi tendono a essere a comprendersi all'interno della categoria populista, in questa, o del neopopulismo in questa fase storica, ma diversamente. Non tutti i populismi di sinistra hanno carattere sovranista. Provo a fare qualche esempio. In realtà, prendendo in realtà esempi politicamente poco strutturati, ancora in forma di movimenti politici, ai quali però hanno in qualche modo fatto seguito partiti politici. Allora, il movimento del 15M, il movimento dello Sindicatus, non era un movimento sovranista. Occupy Wall Street non era necessariamente un movimento, anzi era un movimento transnazionale. La questione che ponevano i Vignados era una questione che riguardava la Spagna, così come riguardava ogni altro paese europeo, soprattutto del sud dell'Europa, no? Pensiamo a quello che dicevo prima in Grecia, all'Italia stessa. Quindi erano movimenti che in qualche modo possono definirsi populisti per le ragioni che abbiamo detto, ma non necessariamente movimenti sovranisti, nella misura in cui il sovranismo è declinato, come tu prima lo hai definito, cioè una riappropriazione della sovranità all'interno di confini nazionali, tanto per anche qui fare riduzione di complessità. Sicuramente però tutte le forze politiche populiste strutturate di sinistra presentano tratti sovranisti. Lo stesso Podemos
diciamo, si muova all'interno di un arco, di uno spazio politico nazionale e rivendica una sua identità, badate bene, non nazionalista, ma patriottica. Molto spesso, se voi sentite gli interventi di Pablo Iglesias nel Parlamento o fuori dal Parlamento, in campagna elettorale o nel dibattito parlamentare, la parola patria è utilizzata molto spesso da Pablo Iglesias e dagli esponenti di Podemos. La patria in senso diciamo così, mazziniano, la patria come quell'associazione dei liberi cittadini che garantisce, diciamo così, il rispetto dei diritti politici e sociali. La patria per Pablo Iglesias è la difesa del welfare, la difesa della sanità, la difesa dei diritti sociali, contro invece una piattaforma politica neoliberista che, pur diciamo, appellandosi a un'idea di nazione, però smantellerebbe quelle conquiste e quei diritti sociali. Quindi, tornando alla tua domanda, mi sentirei dire che il rapporto tra populismo e sovranismo è piuttosto stretto, non è automatico nella misura in cui esistono attori politici, anche se poco strutturati in forma di movimenti sociali, che presentano caratteristiche populiste ma non diciamo, rivendicazioni sovraniste, e che però diciamo, nei soggetti politici più strutturati effettivamente questo rapporto tende ad essere maggiormente sovrapposto. Non so se ho risposto alla tua considerazione, è complessa, ho provato a farlo in poche battute. Assolutamente. Grazie Marco, veramente, perché diciamo ci hai sollecitato e ci solleciti a delle riflessioni molto profonde, e grazie anche a Franco per come ha condotto la chiacchierata. Prima di salutarci, no. Se permetti, do una piccolissima anticipazione, nel senso che io sto lavorando giorni, nelle prossime settimane lavorerò a una pubblicazione che possa inserirsi anche nella pubblicistica italiana. Quindi nel caso in cui dovesse maturarsi questo lavoro, poi ci terremo in contatto se vi interessa, magari per approfondire di liscio, diciamo, non in remoto, queste considerazioni. Oh, sì, assolutamente sì. Poi, insomma, a me ha suscitato ancora più voglia di continuare questa chiacchierata con te, con Franco e con chi vuole, perché sono nodi fondamentali per capire l'evoluzione della sinistra, del pensiero e dell'ideologia di sinistra nel nostro continente e in generale, perché il populismo, poi io per esempio faccio riferimento a Perón per quando parlo di populismo, però per dire, insomma, c'è una tradizione e una cultura che ha bisogno di essere rivisitata e affrontata anche da sinistra, e credo, perché non possiamo finirla qui, però penso che questa è una cosa che ci consente anche di definire quali sono le strategie politiche più efficaci per avere un progresso sociale e quindi per costruire una sinistra in questo millennio all'altezza della sfida che il capitalismo globalizzato ci impone. Intanto ti ringrazio Marco, ringrazio ancora Franco per la chiacchierata, vi invito a leggere il libro e a seguire, diciamo, le pubblicazioni di Marco, perché è sempre interessante farla. Grazie ancora. E a grazie a voi, grazie Franco e a presto.